Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, con le sue allegrissime, la Chiesa celebra la memoria liturgica di Santa Teresa di Gesù, o come preferite, Santa Teresa d'Avila, vergine e dottore della Chiesa, una delle poche donne ad avere il titolo di dottore della Chiesa. E vedremo, tra l'altro, come la sua figura è un'ottima risonanza al Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Cosa ci dice qui Gesù di molto importante in questo Vangelo? Parla di una generazione malvagia che cerca un segno e poi allude a questi due segni, quello di Giona e quello di questa regina del sud. Qual è il contesto? Segno, qui si intende miracolo, cose straordinarie. Cioè la gente vedendo Gesù dice: facci un po' di cose strabilianti e dimostraci che sei il figlio di Dio, così forse ci crederemo. E ci sono questi due esempi dell'Antico Testamento. Cos'era successo con Giona? Giona era un uomo investito contro la sua volontà da Dio del compito di dover andare in questa città pagana, Ninive, a dire queste semplici parole: ci avete 40 giorni di tempo per convertirvi, dopodiché il nostro Signore vi distrugge. Tutte le peripezie di Giona, alla fine, rocambolescamente, il Signore ce lo porta. Lui dice queste cose, si convertono tutti. Digiuni, preghiere, pensate che il re dice che fanno il dito dove mettere a digiuno pure gli animali per trovare la misericordia del Signore. E gli è rimasta a piedi, non è stata distrutta. L'episodio della regina del sud, ai tempi di Salomone, voi sapete che Salomone era famoso per la sapienza in tutto il mondo, e c'è questa figura, la regina del sud, figura ancora molto riverita e temuta, che si fece centinaia, forse migliaia di chilometri, non con l'aereo come oggi, ma a piedi e con i cammelli, con i cavalcatori che c'erano, per andare a sentire un discorso di Salomone. Capite? Qual è il senso del discorso di Gesù? Cosa è importante per la nostra conversione? La sapete come dice? È importante che se ti mando un mio uomo che ti parla il mio nome, apri le orecchie e lo ascolti. Questa è la cosa importante, cioè non le cose straordinarie, ma le cose ordinarie con cui il Signore ci dimostra che si sta prendendo cura di noi. E qui c'entra Santa Teresa. Lo sapete che Santa Teresa d'Avila è dottore della Chiesa per la sua dottrina mistica, cioè voi sapete quanta gente dice che gli appare la Madonna, che gli appare Gesù Cristo, che ha le stigmate, che ha questo, che ha quell'altro, no? Come si fa a discernere se queste cose sono vere, autentiche, o se la persona è malata di mente, o se sono cose che vengono dal diavolo? C'è bisogno di alcuni criteri di discernimento. Ecco, Santa Teresa, insieme con San Giovanni della Croce, avendole vissute in prima persona cose grosse e del tutto straordinarie, ha lasciato nei suoi scritti importantissime indicazioni per discernere. Ecco, quindi è una mistica, non solo una mistica, ma una persona che ha avuto tantissime esperienze straordinarie. Alcune, se uno legge le sue opere, le ho lette tutte quando ero giovane seminarista, giovane prete, neanche lei riesce perfettamente a descrivere, perché quando uno entra in contatto con il soprannaturale in senso stretto, le parole umane, quando uno sta tu per tu con Dio, diventano del tutto insufficienti, inadeguate. Però lei diceva, e lo si trova anche nel breviario, nell'ufficio della lettura di oggi, nella liturgia delle ore che i sacerdoti devono recitare ogni giorno, dice: attenzione, tu puoi pure aver visto la Madonna, puoi pure aver visto la Santissima Trinità, ma ricorda che nel tuo cammino la via privilegiata è la contemplazione dell'umanità santissima di Gesù e la sua via. Quindi ciò che Gesù ci ha lasciato e ci ha fatto conoscere di sé è che è accessibile a chiunque, non c'è bisogno di essere mistici o cose straordinarie. Ed anche il mistico, se vuole essere fermo nel suo cammino, deve sempre passare per le cose ordinarie, cioè l'umanità di Gesù. Guarda il crocifisso, pensa alla sua passione, medita il Vangelo, contempla i suoi esempi, perché lì c'è tutto il segreto della santità. Perché in paradiso non ci va chi ha visto la Madonna. Come non ci va chi ha visto la Madonna? No, non è detto che chi ha visto la Madonna ci va nel paradiso, in paradiso va chi diventa santo, capite? E non si diventa santi vedendo la Madonna, si diventa santi vivendo come ha vissuto il nostro Signore Gesù Cristo. Perché se uno vede la Madonna, potrebbe pure montarsi la testa anziché diventare santo, insomma, ho visto la Madonna, capite il senso di questo discorso? Quindi, anche per quanto riguarda noi, facciamo sempre attenzione a prediligere le vie
ordinarie, quelle che ci insegna la Chiesa, tutti quanti i maestri di spirito, e Santa Teresa era la prima, insegnano sempre che le cose straordinarie non bisogna desiderarle, perché quello che il Signore ci ha lasciato nel suo esempio, nella sua parola e nella Chiesa, basta e avanza per diventare santi e per andare in paradiso. Certo, se il Signore le stesse lo dice, ti dona delle cose grosse, delle grazie straordinarie, ringrazialo e accoglile, e cerca di rimanere degna delle grazie ricevute, però non per andare a cercare, come Gesù diceva, non cercate segni, ma accontentatevi di quello e sappiate riconoscere i doni che vi faccio, che a volte vi passano davanti agli occhi e non li sapete riconoscere. Questo è un insegnamento che davvero, con l'aiuto del Signore, dobbiamo fare nostro. Chiediamo a Maria Santissima, mentre le esprimiamo la gratitudine per tutto quello che abbiamo vissuto insieme la settimana scorsa fino a ieri, che ci aiuti a percorrere con gioia il cammino che ci porta alla santità, anche alla santità, come dire, un po' più ordinaria e comune, di una vita interiormente molto unita al Signore e protesa verso una sempre maggiore perfezione con le nostre quotidiane debolezze e miserie. Siano lodati Gesù e Maria. Sì, sì, sì.